Ciao a tutti! Oggi insieme realizzeremo un fiore in modo molto molto semplice, ma in versione più realistica, ovviamente con la pasta di zucchero Daisy della Lapid. Siete pronti? Per la realizzazione del nostro fiore partiamo innanzitutto dai ferretti. Io ho utilizzato un numero 24, ma potete utilizzare anche un numero 22. Io ho piegato la parte sopra, la parte superiore, a uncino ed ho realizzato una pallina di pasta di zucchero bianca, ovviamente con la pasta di zucchero Daisy, e ho inserito il ferretto all'interno di questa pallina, che ho poi chiuso in modo da realizzare una sorta di gocciolina, però senza punta. Io ho cercato appunto di ridurre il più possibile la punta e realizzare questa pallina più tondeggiante possibile. Ho ripetuto lo stesso procedimento per altre 12-13 volte. Dopo aver realizzato 13-14 fili con questa estremità, con questa pallina bianca, stenderò la pasta di zucchero di uno spessore veramente sottile, il più sottile che posso raggiungere, e questo posso farlo grazie all'utilizzo della pasta di zucchero Daisy, che riesce a raggiungere degli spessori quasi impossibili da raggiungere, perché mi serve realizzare dei fiorellini dello stampino molto molto sottili. Con un po' di acqua o colla alimentare spennellate la parte superiore della pallina e attaccatevi sopra questo fiorellino in modo tale da creare questa sorta di gocciolino. Il fiorellino sarà leggermente curvo, quindi rivolto verso l'alto, in modo da dare una forma leggermente più naturale. Per dare un tocco in più di realismo a questi fiorellini, li ho realizzati qualcuno leggermente più grande e qualcuno leggermente più piccolo. Quelli più piccoli li attaccherò a dei gocciolini più piccoli che avrò appunto precedentemente creato, mentre quelli più grandi li attaccherò a quelli appunto leggermente più grossi. Tenete presente che io non attaccherò tutti i fiorellini su appunto tutti i gocciolini, ma lascerò qualche pallina appunto senza fiorellino, mentre per metà, quindi circa 6-7 gocciolini, li decorerò con questo fiorellino nella parte superiore. Dopo averli fatti asciugare per qualche ora alla pasta di zucchero Daisy, basterà davvero pochissimo per asciugarsi, assembliamo il tutto. Dopo aver capito la posizione da dare ad ogni singolo gocciolino, assembliamo il tutto grazie all'utilizzo di un filo per fiori numero 18. Partiamo quindi dal gocciolino più piccolo senza fiorellino e attacchiamolo al filo, quello più grosso, quindi il numero 18, con del nastro per i fiori. Una volta attaccato il primo gocciolino senza fiorellino al numero 18, proseguo attaccando ogni singolo gocciolino ad una distanza di qualche millimetro l'un l'altro. La prima parte sarà tutta senza fiori, la parte, quella più in basso, sarà decorata con i gocciolini con il fiorellino. Come avete visto, io ho realizzato due mazzetti di fiorellini. Ogni singolo mazzetto contiene circa 13-14 gocciolini, in modo da realizzare un fiore, nel momento in cui poi lo assemblerò definitivamente, molto più bello. Passiamo alla realizzazione della foglia colorando la pasta di zucchero Daisy di verdolino. Ho steso la pasta di zucchero di uno spessore di circa 2-3 mm. Ho creato poi, per farvi vedere meglio, una sorta di canale in cui io poi andrò ad inserire il filo di ferro numero 18 per fiori. Cercherò poi di assottigliare il più possibile le estremità, lasciando inalterata la parte centrale della foglia. Non avendo un venatore grande abbastanza per la dimensione della foglia che io voglio realizzare, appoggerò sopra tutti i
un mazzetto di fili numero 24-22 e con questi imprimo la forma della venatura della foglia, vedete? Ovviamente cercherò di piegarli leggermente per dargli la forma della classica foglia. Definirò il tutto anche con un attrezzino appuntito. Farò poi la stessa cosa per l'altra estremità. Una volta impresse queste venature, realizzo la forma classica della foglia e cercherò poi di sistemare queste venature con l'attrezzino a punta. Pizzicherò la parte finale della foglia in modo da conferirgli la classica forma della foglia sullo stelo. Poi lascerò asciugare almeno una giornata e ovviamente prima di fare questo procederò con la realizzazione di una seconda foglia. Io ne creerò soltanto due, ma voi potete anche realizzarne tre prima ovviamente di assemblare il tutto. Vi consiglio di creare tutte le foglie che volete e poi farle asciugare e assemblare il tutto il giorno dopo. Quindi dopo aver realizzato una seconda foglia con lo stesso procedimento utilizzato in precedenza, fate asciugare il tutto e il giorno successivo procediamo con l'assemblaggio. Prima dell'assemblaggio proseguiamo con la colorazione. Io ho preso il colorante in polvere verde di due tonalità diverse, uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro, e ho colorato con quello del colore simile al gammo, simile allo scotch verde, i rametti dei fil di ferro bianco. Potete anche facilitare il tutto utilizzando dei fil di ferro verdi, però io non ce li avevo e quindi ho preferito fare in questo modo. Dopodiché ho sfumato leggermente la base del fiorellino, del cucciolino, quella parte appunto vicina al gambino di ferro, e poi ho sfumato la foglia su entrambi i lati. Per la foglia ho utilizzato anche un po' di colorante marrone in modo da dare un tocco un pochino più realistico. Quando sfumiamo il colore in polvere è preferibile utilizzare poco colore per volta in modo da graduare la colorazione. Io ho prima colorato leggermente sui bordi, dopodiché poi sono passata alla parte centrale e poi ho insistito sull'estremità della foglia. Ovviamente non ho subito creato una macchia di colore, ho sbattuto il pennello sulla carta da cucina prima di ogni spennellata in modo da non macchiare subito la foglia. Una volta che le foglie saranno asciutte e colorate, proseguiamo assemblando il tutto. Io, vedete, fisso prima la foglia ad uno dei rametti, dopodiché una volta fissato un rametto fisso anche il secondo rametto alla foglia e poi fisso la foglia alle tre parti precedenti. Quando fissate le parti, stringete bene il nastro per i fiori in modo da far sì che poi i fiori rimangano bene stabili e non appunto vadano a giro. Con lo scotch per i fiori ricoprite tutti i ferretti in modo da ottenere un unico gambo. Ovviamente vi verrà un gambo un po' più spesso rispetto ai rametti che sostengono i boccioli, ed è questo l'effetto in realtà che si deve ottenere, un effetto un pochino più realistico. Il gambo che conterrà tutto il mazzetto ovviamente sarà più spesso rispetto ai rametti di ogni singolo bocciolino. Per creare una, diciamo,